Allora, intanto devo e voglio ringraziare il maestro Inta e la Civica Jazz Band per questa mattinata meravigliosa e direi facciamo un applauso perché siete veramente bravissimi. Il grazie a Ennio Morricone credo che sia un grazie della nostra città di Milano, del nostro paese, perché milioni di italiani con lui, con le sue musiche hanno sognato. Io mi aggiungo, dico solo che sono uno di questi che da ragazzo e da giovane sono cresciuto sognando e sento ancora nelle orecchie, nei momenti più belli, le musiche che lui ha composto, quindi grazie veramente. Sono felice, do questa pergamena a nome del piccolo teatro. Sei pratico ormai. Sapore dell'attico. Che sarebbe meglio tenere, perché ne abbiamo pochi in questo periodo. Grazie. Grazie Ennio. Io vorrei parlare un momentino di queste esecuzioni. Io scrivo partiture da tanto tempo, ho fatto l'arrangiatore anch'io per tanto tempo. In genere non amo, quando compongo, quello che compongo, in genere non amo che si imiti quello che io scrivo. Però stamattina è stata una grande soddisfazione per la prima volta sentire degli arrangiamenti corretti e rispettosi del compositore. Grazie, grazie, grazie a tutti. Ma non ho finito. Devo dire grazie all'orchestra, ma veramente grazie ai grandi solisti, al primo trombone, alla prima tromba, ai sassofoni, all'armonica, alla ritmica, al contrabbasso, al pianoforte, a tutti. La tromba poi è un mio vecchio collega, insomma, io suonavo la tromba all'inizio e quindi mi piace proprio salutarlo particolarmente. Grazie. Emilio. E grazie a te. A te, grazie. Grazie a tutti i presenti, quelli che hanno collaborato a questo concerto, e grazie dei premi. Ma io come faccio a ringraziare tutti? Non ce la faccio mica, fatto. Già fatto? Già fatto. Un altro applauso, grazie. Franco, ciao. Maurizio.